Nuovo appuntamento con il consueto angolo informativo targato Star Casinò Sport. Le tematiche riguardanti il mondo del calcio in una settimana che vede soprattutto la Coppa Italia protagonista, dal derby di Milano di ieri sera fino ad arrivare alla sfida molto calda tra la Fiorentina e la Juventus. Ci soffermiamo proprio su questo match, andando ad analizzare anche quelle che possono essere le scelte dei due allenatori. Da una parte c'è una Juventus che potrebbe puntare su Vlahovic, il grande ex del match, ma deve rinunciare a diversi giocatori in questo momento. Possibile anche l'innesto del giovane Ake per il reparto d'attacco dei bianconeri. Fari puntati ovviamente sul grande ex, su Vlahovic e sull'accoglienza che può avere Vlahovic a Firenze, con una Fiorentina molto carica, lanciata da Vincenzo Italiano in questo momento, che vuole dire la sua nella gara di andata di questa sfida di Coppa Italia. Ci facciamo aiutare anche dalla grafica per sintetizzare alcune percentuali sul match, in particolar modo come finirà il match. Segno 1 al 30%, segno X al 25%, segno 2 al 45%. Sempre in relazione a questa sfida, voltiamo pagina e vediamo anche un altro tipo di grafica con il risultato esatto: 0-1 al 12%, 1-1 al 16%. È tempo di pensare però anche al campionato, e c'è una sfida che richiama fortemente l'attenzione, quella da vertice della classifica tra il Napoli ed il Milan. Milan che da par suo è reduce dal pareggio nel derby, Napoli che invece è lanciatissimo in questo momento, con la cura Luciano Spalletti che sta dando i risultati giusti, recuperando anche alcuni giocatori e proiettandosi al meglio in quello che può essere un crocevia fondamentale della stagione. A Napoli si sogna lo scudetto e il carattere rimarcato dallo stesso Spalletti nella sua squadra può essere un fattore che può anche risultare decisivo. Vediamo anche dal punto di vista grafico, soffermandoci sulle statistiche e sulle percentuali di questo match, Napoli-Milan, come finirà il match? Segno 1 al 45%, segno X al 30%, segno 2 al 25%. Il Napoli che affronta il Milan reduce dal pareggio nel derby con l'Inter, l'Inter che in questo momento ha un forte problema, quello legato al gol. Un gol che manca da tanto tempo, da 403 minuti, nella fattispecie questo intanto è l'ultimo gol realizzato da Lautaro Martinez a dicembre, proprio contro la Salernitana, che sarà il prossimo avversario proprio dell'Inter. Lautaro Martinez che non si sblocca in campionato da dicembre, mentre, come detto, l'Inter non trova il gol da 403 minuti, gol realizzato da Edin Dzeko a Napoli, di fatto l'ultima marcatura proprio della squadra interista. Problema gol, come poterlo risolvere con la massima concentrazione, sapendo che di fronte c'è un testa coda contro la Salernitana. Allora anche qui dal punto di vista grafico andiamo un po' a riassumere alcune percentuali proprio nel match tra Inter e Salernitana. Verranno segnati più di 3 gol, under 2,5 al 34%, over 2,5 al 66%. E con le prospettive che ci portano dritto al campionato, siamo in chiusura del nostro angolo informativo targato Star Casinò Sport.